Salve ragazzi, sono Sara Chan, siamo tornati finalmente in un nuovo video di Nintendox. Se tutto va bene, stavolta dovrebbe veramente sentirsi meglio. Ma a un caso... abbassiamo l'audio, così non dovrebbero esserci problemi. Allora... andiamo un po' il nostro Tori come... altissimo, altissimo. Bene, effettivamente dall'ultimo video non ci ho giocato perché voglio giocarci insieme a voi. Durante le registrazioni. Il video dell'altra volta non è venuto male, però ho notato che effettivamente il microfono si sentiva forse un po' troppo. Purtroppo però questo microfono è veramente di scarsa qualità e quindi non so quanto meglio di così possa sentirsi. Per il momento bisogna un po' arrangiarsi. Ora oggi... Tori, dobbiamo portarlo di nuovo... ad allenarlo, perché se no non possiamo fare le gare. Allora, vabbè, abbiamo beccato il coso. Boh, dai, perché fa così? Perché è Nintendox. Ovviamente un cane, non un regalo. È Cicci che sta facendo una passeggiata. Ora litigheranno di sicuro. Ah, sì, ma litiga di sicuro. Appunto. Comunque non so con che frequenza pubblicherò video di Nintendox. Credo e spero almeno un video a settimana. Ma a volte potrei portarne anche più di uno, dipende se ho da fare altre cose o no. E più che altro se sono solo a casa, perché è veramente fastidioso quando c'è qualcun altro in casa che può entrare e interrompermi in qualsiasi momento. Ok, questo è l'ultimo addestramento che deve fare Tori. No. Perché una volta allenato a fare questo slalom, poi può fare tutte le prove di agility, cioè tutte le classi. Deve fare adesso esperti, campioni e grandi campioni. Così abbiamo abbastanza soldi per comprare altri cani. Ora, non potendo connettermi, essendo su emulatore, non ricordo a quanti punti si sbloccano le razze, però fino a 50.000 punti continuano a sbloccarsi. Io dubito fortemente di riuscire ad arrivare a 50.000 punti, quindi non credo che avremo tutte quante le razze, però vabbè, pazienza, basta portare qualche video. Avevo voglia di rigiocare al vecchio Nintendox, ma mi scocciava giocarci sul Nintendo DS. Visto che volevo provare su emulatore, così posso registrare a schermo e... insomma, viene meglio, secondo me.
Giochiamo al Nintendox del 2005 mentre aspettiamo che esca Little Friends, Dogs and Cats per Nintendo Switch in Europa. C'è già chi l'ha comprato, tipo Nintendox Puppy. E in realtà ero tentatissima anch'io, soltanto che tra il gioco, che comunque viene venduto per ora solo in Giappone, quindi comprato online dal Giappone, più spedizione, più dogana, mi viene sui 70 euro, quindi non ho, considerando che il gioco appunto è in giapponese, preferisco aspettare qualche mese e vedere se e quando uscirà in Europa. Che sono disposta a spendere, oddio, disposta. Posso fare... Ups! Sono distratta. Sono dis... Cioè, come dire... Posso fare questo sacrificio dello spendere 60-70 euro però su una copia in italiano. O quantomeno in inglese, ma non in giapponese. Considerando che per ora, se non sbaglio, per Nintendo Switch è l'unico emulatore. È l'unico simulatore di vita e di... più di vita. Simulatore di... come posso dire? Non è neanche simulatore di cani, perché... è simulazione di occuparsi di animali. Non so come altro chiamarlo. Insomma, è l'unico gioco per Switch sui cuccioli. Simile a Nintendox, quindi... Credo che con molta probabilità arriverà anche in Europa, anche perché noi europei, cioè, se arriva in Europa quel gioco lì farà il boom di vendite, considerate le vendite di Nintendox e Nintendo più Cats. Gli occidentali adorano i giochi sugli animali, quindi ho i miei seri dubbi che rimanga soltanto in Oriente, arriverà anche in Occidente, è soltanto questione di tempo. Probabilmente verso la metà di quest'anno dovrebbe arrivare. Tra l'altro, non so se c'è già stato il direct di Nintendo. Ah, Tori. No, no, Tori, non voglio andare qui. Uffa, che pipole. Vieni qui. Qui ho detto. Vai. Se non impari a fare veloce questo slalom. Poi. Già. Oh, sono riuscito a riportarlo qua. Riuscito, sono riuscita a riportarlo qui. Dai. Vai. Dai, manca poco. Oh, questa è la velocità massima, se non sbaglio. Però deve farlo almeno 5-6 volte, se no dopo nella gara non lo fa. Quindi questa è la terza. Quarta. Quinta. Dai. Sesta.
Ok, in teoria se adesso lo faccio nella gara dovrebbe riuscirci. Non andare lì. Però continuo perché non voglio arrivare alla gara e poi va lento. Comunque per fare questo slalom non ci ha messo tanto a imparare, invece ci ha messo più tempo a tipo a fare il salto doppio, sbagliava di continuo. Eccoci, come non detto. Deve essere entrato male. Dai. Eccoci, tipo se entra così a volte dice errore. Ok. Vediamo. D'accordo, allora adesso vediamo se riesce da solo a fare determinate cose. D'accordo. Perfetto. Tutto da solo. Direi che ci siamo. No. Seguimi. Qui. Per essere sicuri, ovviamente. Ok. Beh, io direi di uscire. A questo punto penso sia a posto. Oh, quindi d'ora in avanti nelle passeggiate possiamo andare dove vogliamo e non dobbiamo per forza andare nella palestra ad allenarlo. E dai, ma manco un regalino mi porti? Stella, che sta facendo una passeggiata. Tu e Billy fate due chiacchiere. Che bello il tuo Shiba, tutti i cucci dovrebbero avere le sue stesse dimensioni. E si è preso un bassotto. Oh, però con Stella va d'accordo, che carini. Bellino il bassotto, mi piace in Nintendox. Anche Nintendox più cazzo. Invece ci sono alcuni cani che non è che mi piacciono tanto, per esempio, in Nintendox, chiaramente. In Nintendox, per esempio, mi piace abbastanza il barboncino, invece in Nintendo più Cats non tanto. Ok, allora, siccome non voglio salvare il gioco cliccando sul pulsante salva, cambiando l'accessorio, posso cambiare. Posso salvare lo stesso, quindi allora vediamo innanzitutto a quanti punti siamo. 401. Se non sbaglio, a 600 punti o a 1000 dovrebbe arrivare. Sì. Dovrebbe arrivare la prima razza. Dai, Tori, non mi deludere. Adoro questa canzone.
Ora dovrebbe farlo da solo, senza che io tocchi niente. Questo però non lo so. Perfetto, abbiamo vinto. Allora, terzo posto. Perfetto. Sì, 300 euro. Yes. Ok, a quanto pare hanno, non sapevo dell'esistenza di Nintendox Wiki, sito ufficiale, e ci sono scritti a tutti i punti che cosa sblocchi. Il primo cane sbloccabile nella versione Labrador è il Carlino a 2000 punti, che gioia. Pastore tedesco arriva a 4000, poi a 6000, vabbè, esce, come si chiama? Non è una razza, è lo scrivania, stile quello, la casa. Poi lo shih tzu a 8000, il boxer a 10000, spiaggia, l'arredamento a 12000, il beagle a 14000, lo shetland a 16000, spazio siderale a 20000, cavalier king 22000, cavolo. Nintendox Wiki, da quant'è che c'è? Io ogni volta ho dovuto cercare su siti fatti da altre persone. Invece c'è proprio questo Nintendox Wiki, perfetto direi. C'è anche in italiano? Ah no, me lo traduce da solo però. Cavolini di Bruxelles, stupendo. Mare. Seaside me lo traduce in mare. Giustamente, però in realtà è spiaggia. Seaside. Stupendo. Perfetto. Ok, queste cuffie mi stanno cadendo perché? Sì, quindi. Mio Dio. Che razze del cavolo. A me non piacciono queste razze. Infatti, le razze iniziali di questo gioco sono carine. Però, solo perché c'è lo Shiba. Però poi le razze sbloccabili, boh, finché mi arrivano razze che voglio davvero, ci vuole un sacco di tempo. Infatti, la mia versione preferita di Nintendox è la Chihuahua, che tra l'altro è la primissima che ho preso nel 2006. Quando avevo il mio DS Lite rosa. Cavolo, quanti feels. Cioè, guardate. Vedete. Oh, pastore tedesco a 4000 punti va benissimo. Però poi. Ok, magari mi interessa il Beagle, ma mi arriva a 14000 punti. Lo Shetland 16000. Siberian Husky 30000 punti. Ok. Bassotto tedesco nano 45000 punti. Vabbè, non lo sbloccheremo mai. Mettiamoci l'anima in pace. Ok. 600 euro. Adesso facciamo anche la grandi campioni, eh? Così con lui oggi abbiamo finito tutte le gare. Ho già 1574 euro, che in Nintendox più Cats non sono niente, ma in questo Nintendox sono tanti perché bastano 500 euro per comprare un cucciolo. Quindi già potremmo comprarne tre. Ora, forse prenderò anche il Corgi, che mi piace molto.
Ma prima penso che prenderò un Labrador. Nero, femmina, come dicevo l'altra volta. Ok. Grandi campioni, eh? No, no, non andare lì. Perfetto. Perché col mouse non è come con lo stilo. Perfetto. Vinta anche la Grandi Campioni. E alla Grandi Campioni, se non sbaglio, vinciamo 1.000 euro. Sì, 1.000 euro. Mentre alla Grandi Campione della prova del disco, in questo Nintendox, si vince 800 euro o 600? 600 mi sembra. Mentre sempre in questo Nintendox, alla Grandi Campioni della prova di obbedienza, si vince 2.000 euro. Perché la prova di obbedienza in questo gioco è veramente difficile. Perfetto, allora vediamo Tori a che punto è. Ok, fame, sete e ha bisogno di essere lavato. Cioè, tutte le volte che si fa le gare, questo cane ha bisogno di essere lavato. Perfetto. Quindi diamo da mangiare e da bere, laviamo, spazzoliamo e come sempre chiudo il video. E ci vediamo la settimana prossima. Oh, vabbè, posso anche farlo prima. Tipo, adesso sono le 2 del pomeriggio. I miei tornano dal lavoro verso le 6, quindi ho 4 ore libere. Ho già messo in ordine di là la cucina, tutto per bene, quindi la camera è già in ordine, la casa è in ordine in generale. Quindi oggi io ho tempo libero, quasi tutto, praticamente tutto il giorno libero, almeno oggi. Non devo andare da nessuna parte, fare niente. Anime, serie TV, eccetera, li vedo dopo cena, prima di andare a dormire. Quindi, fino a stasera, niente. Niente mood, come lo chiamo io. L'ora? Perché non va? Dai, che con il mouse è noioso. Perché non va? O si è bloccato? Proviamo. Strano. Sì, si era bloccato. Ok, ci siamo. Allora, vabbè, dai, una spazzolatina gliela diamo e poi chiudo il video, sennò veramente sono troppo. Scusate, stavo leggendo un attimo un messaggio. Che succede? Vabbè. Ok. Oh, meno male. La spazzolata tutto bene. Il bagno si era un po' bloccato. Chi lo sa. Ma a volte succedeva anche nel gioco su console, non soltanto sull'emulatore. Va bene, ragazzi, io spero che questo video sia venuto registrato meglio e che si senta meglio effettivamente. Controllerò adesso appena finisco di registrare.
Io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!